qua. E voglio cominciare peraltro col dare una speranza, nel senso, come è successo per il processo petrochimico di Porto Marghera, dove in primo grado hanno assolto tutti con una sentenza vergognosa, poi in appello quella sentenza è stata cambiata e la Cassazione ha confermato le condanne degli amministratori delegati della Montella. Questa sentenza che io ho letto si iscrive a pieno titolo tra le sentenze vergognose. Io non condivido, io dico le sentenze certamente vanno rispettate, però quando sono vergognose vanno criticate in maniera corretta, scientifica, adeguata, portando degli argomenti, non certo soltanto con offese o altri sistemi, però va considerato, come dirò, come illustrerò meglio anche nel corso delle mie riflessioni, che la magistratura non è tutto uguale, che l'interpretazione del diritto non è sempre uguale per tutti, tanto meno l'interpretazione dei fatti, e che a queste attività, che sono attività umane, bisogna dare sempre un punto di riferimento, bisogna sempre accendere una luce e un faro. E questa è la nostra carta costituzionale, le leggi che si adeguano anche alla carta costituzionale. Purtroppo la vicenda di Bassano, della Tricom, non è un caso unico neanche soltanto per il Veneto. Non è un caso, non ci sono questi casi soltanto in Veneto, non ci sono soltanto in Italia. Sono dei casi tipici di un dissennato modo di fare industria in tutte le parti del mondo. Le indagini e il processo del petrochimico di Porto Marghera ci hanno consentito, per meglio dire imposto, di fare il giro del globo alla ricerca di tutte le lavorazioni che c'erano dello stesso tipo, di cercare di capire quanti morti c'erano stati, per quali motivi, e dappertutto abbiamo visto le stesse identiche situazioni, le stesse identiche cause, gli stessi morti, le stesse responsabilità negate e soltanto in rari casi un riconoscimento di responsabilità. E questo, guardate, nonostante dappertutto questa vicenda della tricone tipica, quella del cinquenne, quello di vinile monomero che serve per fare le plastiche, il PVC, la Porto Marghera era tipico, l'amianto un'altra situazione tipica. Di notizie, di conoscenze scientifiche note da tempo, da decenni, per l'amianto addirittura forse più di un secolo, notizie volutamente, dolosamente occultate da chi faceva industria, a danno degli operai, e soltanto decine di anni dopo si è venuto a sapere che queste sostanze erano cancerogene, genotossiche, che procuravano la morte, e quindi con responsabilità di cui hanno piena conoscenza coloro che gestivano queste attività industriali. E guarda che nella vicenda del CVM di Porto Marghera, come per quella dell'amianto, abbiamo trovato, tra l'altro negli Stati Uniti d'America, documenti pressoché uguali, sembravano una volta si siano fatti ciclostile, sul fatto che le aziende sapevano, i vertici delle aziende, e questi documenti erano segreti, segretissimi, riservati, riservatissimi, e c'era scritto sappiamo che procura il cancro, è tossico, nocivo, però nascondiamo tutti questi dati, ovviamente per quelli degli operai e sindacati, ma anche alle autorità pubbliche. L'industria del fumo è un altro esempio di questo modo di comportarsi. Allora, consideriamo innanzitutto queste cose, questi dati, che sono una costante non soltanto per il Veneto, ma direi proprio a livello mondiale. Come una costante sono le mancanze di tutele a favore dei lavoratori. Noi abbiamo sentito nel filmato la signora perché raccontava quello che era successo, mi sembrava di sentire le signore, le vedove di Porto Marghera che mi raccontavano delle vicende di fabbrica petrolchimica, che non c'erano le mascherine, che gli davano il mezzo litro di latte, come se potesse risolvere il problema, che non c'erano le cappe di aspirazione, che lavoravano a mani nude, che la vivevano questi operai in fabbrica nella nebbia dalla polvere che c'era. Pensate che quando lavoravano la polvere di PVC sottilissima e quando cambiavano il turno al mattino, e succedeva l'incidente praticamente sempre, gli operai un po' sconsiderati, in senso buono, si passavano il turno dicendo questa notte ha nevicato, era tutto bianco, era polvere cancerogena. E precisiamo subito un dato, quello che questa sentenza di Bassano dimentica, ed è un dato fondamentale.
che queste sostanze, quando sono cancerogeni, genotossici, non hanno un limite, una soglia sicura. Cosa vuol dire? Guardate, se un cancerogeno è genotossico, non vuol dire soltanto che è tossico, che è nocivo, che fa male, vuol dire che procura il cancro intervenendo a livello genetico, a livello di geni. Voi avete presente, in maniera molto semplice, per non stare a scendere in questioni di medicina, avete presente quello che si vede in televisione, sui libri, quando parlano del codone del DNA, no? Sono miliardi di questi geni lungo questo codone, e ci sono dei punti sensibili in determinate sostanze cancerogene. Ora, se una molecola di amianto, di CVM, di clone esavalente, casualmente tocca il gene sensibile e non interviene il gene riparatore, parte il processo tumorale che poi arriva fino a dove sappiamo che. Questo succede. Non ci sono soglie biologicamente sicure. E gli scienziati seri lo dicono praticamente da sempre: non esistono soglie biologicamente sicure per i cancerogeni genotossici, esistono soltanto, ed è terribile, delle soglie socialmente accettabili. Questo vuol dire che si è disposti ad accettare la morte, ovviamente, dei lavoratori in cambio della produzione, perché non si è in grado di intervenire, di bloccare certi tipi di produzione. Questo vuol dire, tragicamente, e questo è successo in tutte le parti del mondo. Abbiamo i processi per l'amianto in tutta Italia, poi con Fulvia Aurora, Medicina Democratica, segue tutta Italia questi processi, da Casalemo Ferrato, Verter, con alterne vicende. In certi casi, sia nel settore penale che nel settore civile, ci sono dei riconoscimenti di responsabilità a favore dei lavoratori, in certi altri casi assoluzioni generalizzate. Che cosa vuol dire questo? Guardate qui, bisogna che ci capiamo anche sulle responsabilità di queste vicende, perché noi ci troviamo di fronte, chiamiamola, una massa di lavoratori nelle fabbriche in tutta Italia, perché parliamo di Italia, ma la situazione riguarda ovviamente anche la Trico, che non hanno avuto tutele per decenni, che per decenni sono state esposte a sostanze tossiche, nocive o cancerogene, che per di più, come qui è successo, c'erano state segnalazioni, inviti a intervenire per tutelare l'ambiente, segnalazioni di pericolosità della lavorazione, completamente dimenticati. E in queste situazioni ci sono delle responsabilità vanificate, che indico e poi le illustro, che sono della classe politica, dei controllori che dovevano controllare e della magistratura. La politica, perché la politica non può arrivare a questi limiti, perché quando si accetta quello che dicevo prima, soglia socialmente accettabile, vuol dire che si accettano i morti. E guardate, questa è una costante, con periodi più o meno brutti, più o meno pesanti nella storia d'Italia, consentitemi questo accenno di cronaca politica, adesso è ancora più grave. Perché adesso stanno smantellando le misure di sicurezza e di prevenzione con i lavoratori. Noi abbiamo un ministro del lavoro che è uno dei peggiori di questo governo ed è il peggiore in assoluto di tutta la storia d'Italia dei ministri del lavoro. Perché guardate, quel poco, perché io dicevo era il minimo che si doveva fare nella passata legislatura, quando abbiamo approvato il testo unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, era il minimo che si doveva fare. Quel poco che era stato fatto tra il 2006 e il 2008, il governo Prodi, lo stanno smantellando. Questo sta succedendo. Rivendicando, anzi, sempre maggiore libertà di fare industria, di fare impresa così. E perché questo? Perché si arriva non solo adesso, guardate negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, ci sono dei ricorsi storici. Si arriva a quello che io in sintesi chiamo ricorso occupazionale. Vuol dire che quando c'è bisogno di lavorare, quando c'è un momento di crisi, viene messo con le spalle al muro il lavoratore, il sindacato, le forze politiche anche per certi versi, dicono o accetti questo o chiudiamo le fabbriche. Adesso lo sappiamo, cronaca, io ricordo delle interviste fatte che abbiamo avviato nel processo di Matera del 70, 71, 72, Eugenio Cefis, presidente del Consiglio di amministrazione a Montedison, che è morto tra il primo e il secondo grado, se non l'avrebbero condannato, assieme agli amministratori delegati, così
iscritto e quindi ha avuto l'estinzione del reato per morte al reo. Eugenio Cecchi, che faceva le interviste, diceva: se i pretori ci condannano per motivi anti-inquinamento, noi chiudiamo le fabbriche. A Marghera e nelle altre parti del Veneto d'Italia sta succedendo la stessa cosa. Se tirate troppo la corda, chiudiamo tutto. Cosa bisogna fare? Per questo dico c'è una responsabilità della politica, perché quando si arriva a questo punto vuol dire che la politica è già fallita. Perché in queste situazioni così pesanti, così gravi, chi ci rimette è sempre l'ultima ruota del carro, l'anello debole della catena, è del lavoratore, è dell'operaio. E qui non bisogna arrivare, perché quando si arriva qua è anche difficile scegliere. Guardate, mi ricordo l'ultima campagna elettorale del 2008, una delle uscite che ho fatto a Marghera, un operaio giovane, 35, 40 anni, una dei reparti che stava chiudendo, tra l'altro di quelli pericolosi per motivi di tossicità, interviene a un certo punto a Marghera e dice: io so benissimo che posso prendere il campo, ma però tra perdere il posto di lavoro adesso, il campo quando sarà, preferisco rischiare il campo. Questo è, vabbè, queste non sono storie, invenzioni, è così, perché poi questi devono portare il cane a casa. Quindi questa è la prima soglia di responsabilità.